L'arrivo delle famiglie rom comporta anche un maggior controllo sociale degli apparati di sicurezza. E a questa opposizione si è legata l'azione estremistica di gruppi esterni al quartiere, estremistici di destra, di Casa Pound e di Forza Nuova, che non stanno a Torre Maura. Questa è gente che non sta a Torre Maura, che viene da altri quartieri, guidata da funzionari politici di organizzazioni che si finanziano in modo opaco, che occupano illegalmente una sede a via Napoleone III del Demanio, alla quale il ministro Salvini continua a ritardare lo sgombero di questa sede, e che provocano continuamente in tutti i quartieri di Roma spedizioni di odio e di insicurezza urbana. Quindi chi invoca la sicurezza in realtà porta disordine e porta caos. Torre Maura è un quartiere con una grande tradizione democratica, è un quartiere tranquillo con molti problemi, con i problemi della periferia, ma questi problemi bisogna conoscerli concretamente e bisogna contrastarli con azioni concrete. E allora la domanda è: perché il governo ha bloccato i fondi per le periferie? Perché non ha consentito al Parlamento la ricostituzione di una commissione di indagine, di inchiesta sulla condizione delle periferie, che nella scorsa legislatura aveva lavorato bene? Si vuole gettare un'ombra sui problemi concreti, si vuole agitare il fantasma dell'intolleranza e del razzismo e dell'insicurezza attraverso queste azioni criminali. Questa manifestazione democratica, che raccoglie l'associazionismo del territorio e di tutta Roma, serve a dire no a tutto questo. Lei ha parlato però di gestione deficitaria da parte del Comune. Sì, una gestione deficitaria, perché quando si fanno iniziative di questo tipo, che comportano una complessità, che comportano una relazione con il territorio, di cui bisogna informare i cittadini, bisogna informare le associazioni, bisogna informare il territorio e discutere, se non si fa questo, anche un piccolo problema può diventare un grandissimo problema. E la mancata gestione del Comune di questa decisione è stata all'origine di questo caos. Si può parlare di errore? Si può parlare di errore e si può parlare di cattivo governo, di mancanza di governo. Il governo significa questo, significa governare, significa farsi carico della complessità dei problemi. Le decisioni non possono essere calate dall'alto.